Volevo soltanto ricordare alcune cose importanti. La prima è questa, la Fondazione San Benedetto ovviamente non fa solo il mese letterario, questa è la seconda edizione, quest'anno è stato veramente un grande successo perché abbiamo avuto più di 500 iscrizioni, dunque il numero è aumentato positivamente così. Però facciamo altre cose, le volevo ricordare brevemente. Primo, facciamo la scuola di quotidianità, ormai siamo al quinto anno di attività. Ne avete sentito parlare, fra poco ci saranno le iscrizioni per il prossimo anno, anche vi partecipano molti ragazzi. Facciamo molta attività formativa interna, in particolare oltre a dei corsi mirati su richiesta dei ragazzi, non tutti i giovedì, ogni 15 giorni, ci vediamo in Fondazione San Benedetto perché meditiamo sul libro di Don Giussani, Il senso religioso, da dove noi traiamo un po' la linfa, anche l'amore, la passione per tutte queste cose qui che vi presentiamo. Dunque siete tutti invitati, chi vuol venire, chi non ne ha mai sentito parlare, potete chiamare la fondazione, siamo a disposizione. Inoltre noi sosteniamo dei ragazzi meritevoli che non hanno possibilità per studiare e quest'anno abbiamo, la fondazione esiste da 5 anni, abbiamo laureato i primi 4 ragazzi che non potevano, li abbiamo conosciuti, li abbiamo mandati all'università e molti ragazzi sono attualmente a fare degli stage all'estero perché sosteniamo anche questo tipo di esperienza. Io credo che questo sia un modo intelligente per investire sui giovani, ma soprattutto mandandoli a fare esperienza all'estero, arricchire il tessuto del nostro territorio. Ovviamente c'è il sito a disposizione, c'è la possibilità di registrarsi, noi tutte le settimane mandiamo una newsletter la domenica dove diamo alcune indicazioni di cose che ci hanno colpito particolarmente. Voi considerate che tutto questo viene fatto da ragazzi. Vi assicuro che anche quello che sta avvenendo questa sera, che vedrete, è frutto veramente del lavoro di questi ragazzi. Io sono semplicemente ho acceso il fiammifero e dopo è partita la fiamma e adesso la fiamma va per conto proprio. Voglio ricordare che la prossima settimana, venerdì, perché ci sarà l'unico giorno, abbiamo dovuto spostarlo da giovedì a venerdì, la serata, per via della pandemia. Venerdì faremo alla Fondazione San Benedetto, alle 17.30, ci sarà il rinnovo degli organi sociali della Fondazione, ma alle 18.15 a seguire c'è l'incontro con tutti i donatori. A noi, anche chi ha dato un euro, una volta l'anno per statuto, diamo conto di come abbiamo speso i nostri soldi, perché vogliamo dare massima trasparenza. Dunque tutti i donatori, chi risulta essere donatore, gli arriverà l'invito via email, vi è già arrivato, è pregato di partecipare alle 18.15 nella sede della fondazione e dopo si viene qui, perché c'è la serata, dove il letterario ci sarà Pinocchio. Però è importante, ringrazio veramente, perché grazie alla generosità di tante persone riusciamo a sostenere questa attività. Un ultimo punto prima di iniziare la serata. Una volta queste settimane ho cliccato sul sito Mese Letterario, esce di tutto, domenica letterario, lunedì letterario, cioè, per dire, non è che mancano le proposte. Dico questo perché con il Mese Letterario noi vorremmo dare qualcosa in più. Non vorremmo dire leggete e ci appassioniamo di letteratura. Allora, per evitare di entrare nel calderone delle proposte formative, ce ne sono fin troppe, noi abbiamo la pretesa di fare qualcosa di altro, di appassionarci alla vita, di dire che c'è una speranza dentro la realtà che è toccabile, sperimentabile da subito. Siamo degli illusi cattolici, però crediamo fermamente a questo. Allora, per evitare di andare nel calderone di tutto, da quest'anno abbiamo scelto una frase di Flannery O'Connor, che è una scrittrice americana che è vissuta sempre malata, dal 1925 al 64, che diceva: se la vita ci soddisfacesse, fare letteratura non avrebbe alcun senso. Lo dico perché noi facciamo queste cose perché ci interessa la vita, vogliamo parlare della vita, della morte, dell'amore, di queste cose qui. Non è la letteratura fine a se stessa. La letteratura ci presta, ci dà la possibilità, le parole, di tante cose che vorremmo gridare e noi non ne abbiamo la capacità, perciò è grande Dostoevskij. Perciò sono grandi gli autori di cui sentiamo parlare questa sera. Inoltre, proprio questa settimana, leggendo un libro di Ficker Crow, che è un filosofo francese, ha scritto un libro, Un cuore intelligente, che racconta di 9 dei più notevoli libri della modernità. Lui li commenta, reagisce, è veramente una grande mente.
L'abbiamo già contattato e in autunno lo porteremo a Brescia come San Benedetto. Faremo due incontri di due autori nel campo filosofico, della saggistica, a livello europeo ne porteremo due, Fichtelgro sarà uno dei due, li porteremo in autunno. In questo libro, Un cuore intelligente, ho letto una frase stupenda, straordinaria, sulla letteratura. Lui, un filosofo, dice: della letteratura non abbiamo bisogno per imparare a leggere, ne abbiamo bisogno per sottrarre il mondo reale alle letture sommarie. Noi con la realtà in trasparenza vogliamo raccontare cosa c'è dentro un qualcosa che a volte ci appare ostile, c'è qualcosa che va oltre. Proprio perché siamo illusi, vogliamo dare ragione di questo, perché dirlo soltanto non si accende la speranza, è un'illusione, ma l'illusione non ti rende felice, non ti tira fuori da questo. Allora, Fichtelgro, che non è un credente, mentre Flannery O'Connor era dichiaratamente cattolica, Fichtelgro non è un credente, però dice le stesse cose. Adesso, prima di iniziare l'incontro, daremo un filmato che ha fatto Matteo Cumini, che è stato l'introduttore l'anno scorso, che era seduto qui sul tavolo, al posto di Gian Antonio Zampognaro, che invece sarà l'autore di questa sera, sarà che lo vedrete per quattro serate, farà le introduzioni. Matteo Cumini è anche un regista e ha fatto un breve filmato degli incontri dell'anno scorso che le riassume in 3 minuti, che è stato anche lo spot che abbiamo dato sul nostro sito per accattivare le persone a iscriversi a questo corso. Gian Antonio Zampognaro, che presenterà l'autore, che scoprirete stasera, lo presenterà lui, periodicamente, se andate sul sito, lui presenta il giovedì, quando ci vediamo, presenta un libro. Gian Antonio viene dal mondo scientifico, laureato in biologia, ma vi assicuro che è una persona che ama la lettura, conosce tanti libri, è appassionante di sentirlo parlare. E lui, una volta, quando ci vediamo il giovedì, lui presenta il libro. Allora, siccome è bello sentirlo, se andate sul sito c'è il libro di Gian Antonio. Ogni settimana sul sito lo vedete che parla. Dunque, tutte persone trovate nel mondo della nostra vita. Per chiudere, cosa vorremmo, cosa desideriamo, perché vogliamo fare, cosa ci aspettiamo, cos'è che ci ha colpiti? Allora, io pensavo questa settimana, riflettendo cosa dire su questo, io uso molto gli autori perché, ripeto, i grandi scrittori servono per questo, perché a un certo punto vedi che tu vorresti dire qualcosa, non ti vengono le parole, dopo scopri che c'è qualcuno che le dice al tuo posto e te ne innamori, perché ti dà la possibilità di vivere, di gridare, di essere protagonista della vita. Io sono appassionato di Dostoevskij, sono un malato di Dostoevskij. Allora, c'è una frase bellissima che ha richiamato Carron agli esercizi spirituali, responsabile di CL, agli esercizi spirituali di quest'anno, a Rimini, ha citato un dibattito, una frase dei demoni di Dostoevskij. E io ero all'assemblea della banca a Milano e stavo ascoltando gli interventi e mi sono arrivati subito un sacco di sms che mi dicevano: Carone ha citato questa frase, da dove viene fuori? Voi non mi crederete, ma io avevo i demoni avanti e stavo leggendo quella frase. Mi racconti una verità, perché ho risposto subito e ho riportato la frase per intero, dunque non potevo essere così intelligente e bravo, l'avevo avanti in quel momento. La frase dice, dunque c'entra con questa sera, c'è un dibattito. Chi conosce i demoni, andatelo a leggere, perché è un libro, un romanzo molto interessante. Dice a un certo punto, parlando di due amici, aveva saputo toccare nel cuore del suo amico le corde più profonde e provocare in lui la prima sensazione, ancora indefinita, di quell'eterna santa tristezza che qualche anima eletta, una volta che l'abbia assaporata, santa tristezza, eterna santa tristezza, una volta che l'abbia assaporata e conosciuta, non scambierà poi mai più con una soddisfazione a buon mercato. A noi non ci interessa una soddisfazione a buon mercato, a noi ci interessa, sia pur dentro la tristezza, qualcosa che ci faccia percepire la possibilità dell'infinito. Siamo illusi da questo punto di vista, ma ci crediamo fermamente. Vogliamo dare ragioni per questo. Gli incontri di questa sera servono per aiutarci. Questa sera abbiamo una persona che verrà presentata che è straordinaria. E sentirete e potete apprezzare. Vi ringrazio, adesso diamo il filmato e dopo Gian Antonio introdurrà i lavori. Grazie.
come può scoccare la scintilla. E mi ricordo che mi sono messo a piangere di commozione, ma a piangere di commozione perché è stata la scoperta della mia vita, un lampo nella notte. Interesse, essere dentro. La Divina Commedia parlava di me, io ero dentro lì. O parti mettendo in gioco il fatto che tu sei lì a dire una cosa in cui credi. Vagliate tutto e trattenete il valore, cioè guardate, provate tutto e trattenete ciò che è buono. La grande arte la possiamo definire grande arte solo a questa condizione. La possiamo scoprire come grande arte solo a questa condizione. Quando scopri che parla di te. Ma per scoprire che parla di te, tu devi avere delle domande da fare. Perché sono libero e voglio affermare la mia libertà. Perché l'uomo non è un tasto di pianoforte. Perché l'uomo non è una canna d'organo. Perché l'uomo non è una formica. Che la vita sia sacra è ovvio. È un principio più forte ancora di ogni principio della democrazia. Se non si vive con il proprio cuore pulsante in mano, se non si vive all'altezza dei propri desideri... Ma non esiste idea, ci dice Dostoevskij, che valga più dell'ultimo degli esseri umani. Io so bene, lo so, che tu non hai e non vuoi averlo un cuore libero e non puoi essere sincero, ma anche se sei un morto, io ti parlerò. Perché è la vita che fa sorgere le domande, è la vita che man mano le andiamo incontro, è come se ci costringesse a prendere atto che il nostro cuore è un'esigenza suprema di felicità, di bene, di conoscenza, di bellezza. Voglio parlarvi delle stelle, voglio parlarvi cioè del vostro desiderio, desiderio, desider, ciò che ha a che fare con le stelle. Dunque, benvenuti a questa seconda edizione del mese letterario della Fondazione San Benedetto, che quest'anno porta il titolo La realtà in trasparenza. Volevo solo dare una brevissima introduzione, spiegando anche, molti di voi avranno notato il volantino e l'immagine che compariva anche sui manifesti, perché questo veliero con la scena dell'orizzonte sovrastata dalle pagine di un libro. Questo, l'idea ci è venuta perché abbiamo ricordato tempo fa al convento di San Giuseppe c'era stata una mostra bellissima su Dante e la Divina Commedia. Nella prima bacheca c'era una copia della Divina Commedia con le pagine aperte e sopra le pagine c'era un modellino di veliero e c'era sotto una scritta che diceva navigare nel testo. Questa idea, cioè l'idea bellissima, cioè della letteratura come avventura, avventura che se si ha il coraggio proprio di accostarla, se si ha proprio il coraggio di percorrerla, e tanto più appassionatamente la si percorre accostandosi a certi autori, si scopre che veramente alla fine di ogni avventura si scopre qualcosa di più su di sé, si scopre una corrispondenza veramente con il proprio cuore. Il resto, la vita stessa è un'avventura. Chesterton, l'autore che appunto tra poco sarà introdotto, diceva proprio che una delle sue frasi forse più belle e famose è che la vita è la più grande delle avventure, ma solo l'avventuriero lo scopre. Un altro punto diceva invece che per leggere comunque occorre avere un cuore avventuroso. Un cuore avventuroso proprio per... bisogna accostarsi davvero alla letteratura con spirito di avventura, e così facendo, è solo così facendo che si potrà scoprire proprio una corrispondenza con il proprio cuore. E anche all'interno, questo vale un po' per tutta la letteratura, ma una branca particolare della letteratura che in qualche modo forse richiama di più l'immagine della letteratura come avventura è la letteratura fantastica.
Questa, e in effetti, se osservate, non proprio il filo conduttore, ma una cosa che lega i quattro autori che saranno trattati, sarà proprio il fantastico visto attraverso diverse angolazioni, ma sempre mantenendo l'idea della la letteratura come avventura, la vita come avventura. E, però in questa scoperta avviene tanto meglio non solo quando ancora che uno sia disposto a giocarsi tutta la propria passione, la propria libertà in questa impresa, ma riesce tanto meglio quanto più c'è qualcuno, un maestro, davvero un maestro appassionato che ti davvero introduce, ti facilita questa, ti fa intuire ancora più chiaramente questa corrispondenza. Noi veramente questa sera abbiamo l'occasione appunto di avere sia poter accostare un autore che da questo punto di vista ha tantissime cose da insegnarci, che vale la pena di essere scoperto, che è Gilbert Keith Chesterton, e abbiamo la fortuna tanto grande di avere un relatore, possiamo veramente dire un maestro, che Edoardo Rialti, che è professore di letteratura alla Facoltà Teologica dell'Italia Centrale e all'Istituto Teologico di Assisi, e traduttore di Chesterton stesso, per il quale ha tenuto sul foglio la rubrica proprio cestertoniana raccontandone la vita e le opere, ma traduttore anche di Lewis per la Rizzoli e la Marietti, e il traduttore di Michael D. O'Brien per la San Paolo, per il quale ha tradotto vari libri, di cui l'ultimo è Theophilos. E veramente scoprirete che lui ha una grandissima abilità nel, non forse anche perché non per niente traduttore, a tradurre la corrispondenza che noi sentiamo quando leggiamo appunto un racconto bellissimo di un autore significativo, quella corrispondenza, a tradurla proprio in parole, quando lo sentiamo dire è proprio così, quando quella corrispondenza, quella verità che si sentiva leggendo quel particolare libro, quel particolare racconto, lui ne sa rendere ragione, come, e lo sa tradurre in parole. Quindi veramente lascio la parola perché possa veramente parlarvi di questo grande autore che è Chesterton. Buonasera, mi sentite, spero? Da parte mia invece è doveroso ringraziare per il grandissimo onore di essere qui, stasera qui con voi, a un'iniziativa così bella. Io sono veramente ammirato e colpito dalle iniziative della Fondazione e non ho nessun diritto di poterlo fare, ma mi permetto di farlo. Credo che Chesterton sarebbe molto onorato di essere qui stasera, perché se c'era un uomo che ha amato la cultura come servizio a un popolo in Inghilterra all'inizio del secolo, è stato proprio lui, e quindi sarebbe stato onorato e deliziato di essere qui stasera. Dovete quindi scusarmi se avete una persona molto meno intelligente e molto più magra, però, in questo caso, che stasera sarà qui da voi a parlare. È sempre per me una grande gioia parlare di Chesterton, che è uno degli autori che io amo di più e che sento più amici, compagni di cammino della mia vita. Devo anche essere sincero, stasera mi trovo in una condizione migliore di altre volte nelle quali mi sono trovato a parlare di Chesterton, perché mi sono trovato una volta a parlare, invitato da un importante centro culturale, non dirò dove per amore e per carità cristiana, e questi avevano avuto la bella pensata di fare una serata chestertoniana, nel senso che tutti erano in un meraviglioso salone dove mangiavano, bevevano dei vini squisiti, mangiavano dei budini deliziosi, tranne il relatore. Io ho parlato per 2 ore a delle persone che si passavano dei vini, si mangiavano dei formaggi, che doveva essere una cosa in spirito chestertoniano, ma
dal mio punto di vista è stata una sorta di tormento di Sisifo, di Tantalo, cioè un'esperienza agghiacciante che spero non si ripeta mai più. Nei peggiori incubi di Chesterton ci sarebbe stato parlare davanti a una platea di persone che mangiano e che annuiscono alla delizia delle cose che assaggiano, non certamente alle stupidaggini del relatore. Quindi mi sento molto più a mio agio stasera. Dunque, la domanda che vorrei... Io non vorrei parlare... Le ipotesi sono due. O parlo 8 ore in latino o parlo 50 minuti in italiano. E credo che farò la seconda. Vorrei parlare una cinquantina di minuti, se siete d'accordo, in maniera tale da poi avere spazio per domande, curiosità, approfondimenti insieme. Vorrei che fosse tentativamente una chiacchierata, un dialogo. Va bene? La domanda che vorrei porre all'inizio del mio intervento è la seguente. Chesterton ora è, grazie al cielo, oggetto in Italia a 75 anni dalla morte, con la riapertura dei cancelli dei diritti editoriali, no? Di un nuovo interesse, grazie al cielo. Però per molti anni è stato in Italia oggetto di una grave, no? Come congiura del silenzio. A parte certi ambienti, Chesterton era molto poco noto. Ma non era così quando Chesterton era vivo e negli anni immediatamente successivi alla sua morte. Non era così e non è stato così in tutto il resto del mondo. Chesterton è morto relativamente giovane, dopo una vita passata a scrivere più di 100 libri, a stendere più di 40.000 articoli di giornale. Essendo direttore di un giornale ne scriveva anche 3-4 al giorno. A 40 anni finì in coma cerebrale e poi morì di nuovo per affaticamento, oltre all'immensa mole che aveva, ma per la tensione mentale. Quest'uomo che ha scritto così tanto, che ha viaggiato, ha tenuto centinaia di conferenze in tutto il mondo, ha realizzato delle opere che per i più tutt'oggi in Italia spesso non sono note e che colpevolmente non si insegnano in tante università, ma per darvi un'idea della importanza di quello che ha realizzato vi dico che il suo primo romanzo importante, Il Napoleone di Notting Hill, era il romanzo preferito di Michael Collins, cioè il fondamentale leader, oggi si direbbe dell'IRA, ma insomma del movimento Sinn Féin, no? Talmente tanto che nel momento delle trattative tra l'Inghilterra e l'Irlanda, tutti i parlamentari della Camera dei Lord, delle due Camere, scusatemi, quando Michael Collins andò a parlamentare, si rilessero il Napoleone di Notting Hill. Chesterton scrive nel 1908 un articolo sull'Inghilterra e le colonie, no? Dell'impero britannico, che colpisce un giovane indiano che sta studiando a Oxford in Inghilterra, che è il Mahatma Gandhi, che decide immediatamente di tradurlo nella lingua del suo popolo e per tutta la vita lo impugnerà come uno dei testi fondamentali per la sua concezione della rivoluzione indiana. Per cui Chesterton colpisce contemporaneamente uno dei capi della resistenza anche armata irlandese e una delle immagini, no, della pace, della resistenza disarmata. Il suo libro L'uomo che fu giovedì è tra le letture preferite di Benito Mussolini, che quando Chesterton andò a intervistare si mise a parlare con lui dell'uomo che fu giovedì. Chesterton è stato, quando è vissuto, sicuramente uno degli autori più celebri del suo tempo in tutta Europa, talmente tanto che ha ricevuto, lui che non aveva fatto l'università, l'aveva seguito privatamente dei corsi perché aveva fatto la scuola d'arte, ha ricevuto lauree honoris causa in tutto il mondo, ha avuto come amici per tutta la vita gli atei con i quali ha polemizzato fino alla morte. I suoi più cari amici erano George Bernard Shaw, premio Nobel,
no? Uno degli autori fondamentali, no? Della critica corrosiva alla società vittoriana e anche, non so come dire, al cosmo religioso. Wells, l'autore della Guerra dei Mondi, ma anche di un profilo della storia umana assolutamente evoluzionista. Ma ebbene, quest'uomo che per tutta la vita ha continuato a dialogare con magnanimità, con amicizia, con stima, con persone così, muore e il Papa manda al funerale un telegramma nel quale elogia le virtù di questo difensore della fede, defensor fidei, usando due parole che nessun giornale inglese all'epoca ha osato pubblicare, perché i giornalisti inglesi saltarono tutti sulla sedia, lo avevano capito molto bene che cosa aveva fatto il Papa. Aveva usato dopo 500 anni le stesse parole che un tempo pertinevano a Enrico VIII, che era stato insignito del titolo di difensore della fede dal Papa con la scrittura del libro Difesa dei Sette Sacramenti, prima ovviamente dello scisma anglicano, no? Il Papa aveva tributato in pieno Novecento a un giornalista inglese il titolo che un tempo pertineva ed era proprio del re di quel popolo. Per cui stiamo parlando di un immenso gigante della cultura del Novecento, uno che ha colpito persone come Hemingway, da una parte, Borges, che diceva Chesterton mi ha insegnato a scrivere, mi ha insegnato a guardare, mi ha insegnato a leggere, che ha convertito e cambiato la vita di persone come C.S. Lewis, l'autore delle Cronache di Narnia, che è stato fondamentale per un autore come Graham Greene, ma che ha avuto la capacità di arrivare e abbracciare, coinvolgere e colpire persone al di là di tutti gli steccati. Chesterton non è un autore che è letto soltanto dai cattolici e non deve essere letto soltanto dai cattolici, perché è un pilastro della letteratura del Novecento. La questione interessante è che, da una parte, secondo me, tanta cultura cattolica lo ha ridotto, lo ha per così dire negativamente parrocizzato, ma in questo modo ha fatto il gioco di tanta mentalità laicista da parte degli intellettuali che lo vorrebbe confinato nelle parrocchie, perché invece Chesterton ha la capacità dirompente di interrogare, colpire, far pensare, far ridere qualsiasi uomo su questa terra. La mia domanda quindi qual è questa? Che cosa ha permesso a quest'uomo di scrivere quello che ha scritto, di combattere con una appassionata magnanimità prima di chiunque altro in pieno Novecento l'eugenetica? Lui scrive all'inizio degli anni 20 un libro che si chiama Eugenetica e altri malanni, in cui attacca l'aborto, attacca la manipolazione, preannuncia il fatto che si potrà iniziare a decidere che ci sono delle persone di serie A e delle persone di serie B. Scrive alla fine degli anni 10 un libro che si chiama La superstizione del divorzio, nel quale dice, come se fosse un romanzo di fantascienza, vedrete che un giorno si arriverà a divorziare per incompatibilità di carattere. E aggiungeva, ma certo, gli uomini e le donne sono incompatibili. È proprio questa la cosa bella del matrimonio. No? Aggiungendo che Dio aveva inventato il matrimonio per salvare gli uomini dalla barbarie, perché senza le donne gli uomini resterebbero per sempre delle creature delle caverne, probabilmente, no? Diceva Chesterton che Dio ha inventato il maschio come pretesto per fare la femmina, che è venuta molto meglio, no? Cosa ha permesso a quest'uomo di attaccare contemporaneamente il comunismo e il capitalismo, dicendo io non temo tanto quello che verrà da Mosca quanto quello che verrà da Manhattan, e siamo negli anni 20, fondando, no, il movimento distribuzionista, cioè parlando di sussidiarietà, negli anni 20. Cosa ha permesso a quest'uomo di realizzare una serie di romanzi e di opere che sono appunto romanzi fantastici, come L'uomo che fu giovedì, una delle trame poliziesche più belle, avvincenti della letteratura del Novecento. Quanti di voi hanno letto L'uomo che fu giovedì? Vi invidio che ancora non lo avete letto, perché si tratta di uno dei romanzi di ambientazione appunto poliziesca più belli. Realizza e inventa un detective come Padre Brown, ritenuto da Ellery Queen uno dei più grandi detective del Novecento. Chesterton è stato il primo, dopo Conan Doyle, di fatto a stendere le caratteristiche fondamentali del giallo.
Il giallo come lo intendiamo noi è un giallo alla Chesterton, non è il giallo alla Conan Doyle, perché Sherlock Holmes ha sempre degli elementi che il lettore non ha, no? A un certo punto nel romanzo viene fuori che qualcuno si strappa la barba, è Sherlock Holmes, si toglie un naso finto, gli occhiali, fa: ah, ti ho smascherato perché io, te non lo sai, ma avevo una lettera. Ma questo sottrae dal lettore un indizio fondamentale. Per farvi un esempio molto banale, di sicuro conoscete la signora in giallo. La signora in giallo ha sempre a un certo punto uno zoom su un dettaglio che poi capiremo essere fondamentale. Ma perché viene fatto vedere al lettore o allo spettatore? Perché lo spettatore deve poter avere gli elementi per capire la soluzione. Questa è una cosa che è stata teorizzata da Chesterton. Dorothy Sayers, un'altra grande giallista, diceva: senza Chesterton non ci sarebbero stati la maggior parte dei giallisti, degli investigatori del Novecento. Miss Marple, non ci sarebbe stato Poirot. In un certo senso non ci sarebbe stato anche Maigret, anche se è un filone diverso. Di sicuro non ci sarebbe stato Ellery Queen e tanti altri investigatori. Cosa permette a Chesterton di scrivere romanzi, poemi, decine e decine di saggi, di scrivere biografie di santi e contemporaneamente biografie di economisti, di scrivere su San Tommaso d'Aquino e William Cobbett, di scrivere biografie letterarie e contemporaneamente romanzi, racconti, fino all'ultimo giorno della sua vita, di tenere conferenze alla radio fino a non aver avuto più la voce, fino letteralmente al sentirsi male, al crollare, ancora molto giovane, e morire, spengersi nel dolore di sua moglie e nel dolore degli amici. Cosa ha consumato la vita di quest'uomo? Che cosa l'ha tenuta in piedi? Che cosa gli ha fatto scrivere quello che ha scritto? Se dovessi raccontarvi la sua storia, la racconterei come la racconta lui, nella sua autobiografia, che è stato il libro con il quale alla fine della vita Chesterton, dopo aver scritto decine di gialli meravigliosi, inimitabili, I racconti di Padre Brown, in cui questo prete detective a cui nessuno darebbe mezzo nichelino perché è grassottello, piccino, c'ha l'ombrello, il cappello sfondato, ma ha una capacità di intuizione nei confronti del mistero dell'uomo, per cui è in grado di vedere cose che i più raffinati detective non vedono. Chesterton si dedica al giallo dei gialli per ogni uomo, che è sempre la propria vita. Ognuno di noi si trova inserito in un racconto poliziesco, no? Ognuno di noi vuole capire da dove viene la propria vita e dove va. Questo è il grande tema, ad esempio, dell'uomo che fu giovedì, la storia di questo poliziotto che entra in questo circolo di anarchici micidiali, i sette anarchici che stanno progettando di far saltare in aria l'Europa. Lui entra al posto di uno di loro, l'uomo che fu giovedì, e inizia questa caccia terribile al presidente della società mondiale degli anarchici, che è Domenica, fino a un inquietante interrogativo: e se Domenica fosse anche il capo della polizia? Per una serie di elementi che iniziano a portare in quella direzione. Il resto dovete leggerlo. Ma questa è la domanda del senso della vita. Cosa c'è all'origine di tutto? Cosa c'è all'origine del desiderio di ordine e misteriosamente anche di disordine che affiora nel cuore dell'uomo? Chesterton decide di dedicare l'ultima sua opera prima di morire proprio a questa domanda. Come ha iniziato a guardare Chesterton la vita da bambino? Ha iniziato a guardarla guardando suo padre, Edward Chesterton, che era un impiegato di banca, non era un letterato, ma era un uomo che amava la letteratura, sapeva a memoria Shakespeare, sapeva a memoria intere paragrafi di Dickens, fare un teatrino di burattini per Chesterton e per suo fratello Cecil. Dice: il primo ricordo che ho è questo teatrino che mio padre aveva fatto per me. E guardate che cosa aggiunge. Questa esperienza, dice, io non posso fare molte cose come facevo quando ero bambino, ma ho imparato, e questo è fondamentale, è come il filo rosso della vita, per cui se potete trattenetelo, di Chesterton, ma ho imparato ad amare veder fare le cose, non la macchina dalla quale infine escono,
ma la mano che le fa. Chesterton, molti anni dopo, quando scriverà sull'arte, dirà: la differenza fra produzione e creazione è che un prodotto lo ami solo quando è finito, una creazione la ami mentre la stai facendo. Per questo i nostri genitori ci amano anche quando non sanno che faccia abbiamo portandoci in grembo. Per questo Dio ci ama prima, no? Prima ancora del nostro esserci. Questa è la differenza fra produzione e creazione. Ma questa intuizione Chesterton l'ha avuta vedendo suo padre che ridacchiava e canticchiava mentre usava la colla, mentre intagliava un volto, mentre ritagliava un sipario. Perché? Perché stava facendo qualcosa per i propri bambini e già ne godeva. E aggiunge: questa esperienza mi ha fatto profondamente scettico di fronte alle chiacchiere moderne sulla noia inevitabile della vita domestica e del lavoro faticoso e degradante di far soltanto budini e torte. Soltanto fare le cose. Non si può dire cosa più grande di Dio stesso del fatto che egli faccia le cose. Cioè, Chesterton dice: io ho imparato chi è Dio guardando mio padre. Ho visto accadere Dio Padre, creatore del cielo e della terra, guardando un anonimo impiegato di banca che canticchiava facendo un teatrino per amore. Perché? Lo aggiunge. Quando dice: poiché quelle tre dita umane con cui mio padre muoveva i burattini del teatro sono più magiche di ogni dito magico. Le tre dita che tengono la penna e la spada e l'arco del violino, le tre cose fondamentali dell'uomo, il pensiero, l'intervento guerriero nella realtà e l'arte, la musica. Proprio le tre dita che il sacerdote alza benedicendo come l'emblema della Trinità. Questa è una cosa che rimane conficcata, verrebbe da dire, nell'inconscio di Chesterton. Chesterton è entrato nel mondo con un'ipotesi, che c'è qualcuno che lo amava e che fa delle cose per lui. Questo resterà anche negli anni feroci e dolorosi dello scetticismo. Chesterton a 16, 17, 18 anni viene percorso proprio da degli anni di nichilismo radicale, in cui tutto gli sembrava pura apparenza e quindi totale non senso. A quel punto, però, dice, provai a 18 anni, senza nessun credo, non so come dire, formale, abbracciato, un impulso interiore a ribellarmi. No, disse dentro di sé, tutto era magnifico, paragonato al nulla. L'esistenza, ridotta ai suoi minimi termini, è tanto straordinaria da essere stimolante. Ma che cosa era rimasto sullo sfondo? Era rimasto, perché questo ragazzino di 18 anni poteva dire no? Il mondo non è arbitrario. Perché da bambino gli era già stata consegnata un'ipotesi, che c'è qualcuno prima di te che fa qualcosa per te. E se quel piccolo teatrino fatto da suo padre era così significativo, il fatto che gli scettici e i cinici dicessero che il mondo non è che un grande teatro, per Chesterton era un rafforzativo del suo valore, perché voleva dire che c'era un padre ancora più grande. Il mondo sia pure un teatrino, ma che meraviglioso teatrino che è il mondo, se Dio l'ha fatto perché i bambini che siamo ci possano giocare. E questo è come una sorta, no, di ultima, non so come dire, difesa, ultima sponda alla quale il giovane Chesterton si sente assolutamente legato. Dirà: questa cosa mi ha salvato dalla pazzia, cioè dal negare il valore della realtà, perché questa è la pazzia. Ma a questo si aggiungono degli altri elementi. Quali sono gli altri elementi che sostengono questo sguardo di Chesterton? Le letture, certamente, alcuni grandi autori. Chesterton dirà: io sono stato salvato da Stevenson, un autore di romanzi di avventura che non era neanche cristiano, ma che era consapevole esperienzialmente che l'uomo si conosce in un viaggio, che l'uomo è fatto per cose grandi. Io sono stato salvato da Dickens, un uomo che ha passato tutta la vita a scrivere sulla gloriosa dignità
delle persone a cui nessuno dedica un'occhiata, uno che ha scritto di bambini, uno che ha scritto di persone con i tic, uno che ha scritto di persone con difetti, ma che ne rivelano ancora di più la divina grandezza, no? Ma a queste lo hanno salvato i rapporti. Rapporti lontani nello spazio e nel tempo come i grandi scrittori che lo avevano colpito, ma rapporti nel suo spazio e nel suo tempo. Ad esempio, il rapporto con sua moglie, con la donna di cui si innamora, Frances Blogg, e leggervi come loro due si sono innamorati è una delle forse delle cose più belle che Chesterton abbia scritto. Eccolo qua. Ecco qui. È una cena con degli amici e c'è una signorina che è lì. Chesterton sta parlando di letteratura e a un certo punto dice una signora accanto nelle simpatie New Age che giravano all'epoca: ah, una signora mi ha detto che io sono nata sotto l'influsso speciale della luna. Chesterton non aveva assolutamente simpatie spiritualiste, ci aveva lavorato in una biblioteca dell'occulto per guadagnarsi gli studi, perché per integrare un po' lo stipendio, avendo finita la scuola d'arte, per poter frequentare questi corsi serali di letteratura, lavorava in una libreria dell'occulto, di libri di fantasmi, di contatti, di sedute a tavolino, eccetera. Ci aveva smesso perché aveva troppo buon senso per non ribellarsi il giorno in cui entrò una di queste, immaginatevi queste signore inglesi con le collane d'ambra, no? Quelle gonne enormi, che entrano con questi occhi spiritati e fa: ho assolutamente bisogno di un libro perché sto male, ho dei grossi problemi spirituali. E lui fa: guardi, provi i libri di questa dottoressa XY. No, non posso, la dottoressa mi ha assolutamente proibito di leggerli. E Chesterton fa: ma la dottoressa è morta. E fa: appunto, mi è comparsa ieri notte e mi ha detto assolutamente di non leggere i suoi libri. E Chesterton fa: ma spero che la dottoressa non le abbia consigliato di non leggere anche gli altri, perché mi pare che anche da morta sia parecchio malintenzionata, no? Per cui il fatto che i fantasmi stessi complottassero contro la casa editrice era troppo, e Chesterton se ne andò. Ma erano lì in vena di chiacchiere e dialogando con questa signorina con i capelli rossi che si chiamava Frances Blogg, gli dice: ah, ha sentito, la signorina qua accanto dice di essere nata sotto l'influsso della luna, tanto per fare quattro chiacchiere. E la signorina Blogg gli risponde secca: io odio la luna. Questo fatto è interessante. Chesterton dice: in seguito le parlai diverse volte e mi accorsi che quanto aveva detto non era che la semplice affermazione di un fatto. Il suo modo di comportarsi in queste e altre cose potrebbe essere chiamato pregiudizio, ma non si poteva chiamarlo mania e meno ancora affettazione. Era ostinatamente contraria a tutte quelle forze naturali che sembravano sterili o senza scopo. Non le piacevano i venti forti, che pareva non andassero in nessun luogo, e Chesterton li amava tantissimo. Non si curava molto del mare, uno spettacolo del quale io ero innamoratissimo, e il medesimo istinto la portava contro la luna, che diceva assomigliava a un imbecille. Aggiunge ancora: era una persona strana. Questo, guardate, è una parola fondamentale per Chesterton. Chesterton si innamora di una persona che non è uguale a lui, ma proprio perché è gloriosamente diversa. Questo, dice, è l'essenza dell'amore, il fatto che ci sia qualcuno di estraneo, ma che in qualche maniera, proprio perché è così altro, ti interessa. Lui dirà che questo è il pinnacolo, il vertice di quello che accade sempre con la realtà. Perché la realtà ci dovrebbe interessare se non perché è altro da noi? E perché un volto fra tutti gli altri ci dovrebbe interessare se non proprio perché è gloriosamente diverso da noi? No? La bellezza dell'amore è il fatto che ci sia qualcuno così altro da essere persino fastidioso e che non smette proprio per questo di piacerti. E Chesterton rimane colpito da questa donna così straordinariamente diversa, profondamente diversa da lui, senza per questo smettere di essere se stesso. Ma lui non aveva bisogno di smettere di essere se stesso, voleva amare quella donna diversa. E le farà una dichiarazione d'amore, e
poco tempo dopo, facendo una passeggiata per i parchi di Londra, un suo amico aveva scritto un saggio di architettura sulla architettura londinese dicendo: c'è quel ponte che è un ponte che non fa paura, non è che abbia una prospettiva sotto particolarmente a precipizio. E Chesterton chiude questo suo capitolo con una delicatezza e una poesia che è soltanto sua, non parlando della sua dichiarazione d'amore a questa donna, dicendo semplicemente questo: posso assicurare il mio amico scrittore che il ponte di St. James Park può spaventare, e molto. Sapete perché? Perché è l'ultima cosa che Chesterton ha attraversato prima di arrivare alla panchina davanti alla quale si è inginocchiato davanti a Francis Blogg e gli ha detto: io ti amo, vuoi sposarmi? No? E non lo dice. Guardate che quando un uomo, non so come dire, gira intorno alle cose, è per la intensità indicibile. Secondo me è una delle più belle frasi d'amore che si possano dire. Il dire semplicemente: io posso assicurarvi che se voi valicate quel ponte da cui lo separa un metro e mezzo d'acqua e non sai se la persona che ti ha più colpito su questa terra ti dirà di sì o ti dirà di no, è come se ti spaventa. Chesterton qui sta dicendo la stessa cosa che dice Dante, che quando Dante dice nella Vita Nuova: quando si vede l'amore, l'amore è come se ti sussurrasse: io sono il Signore dal pauroso aspetto. Perché per la prima volta nella vita si impara che ci può essere qualcosa di così prezioso che se lo perdi, perdi tutto. Lì si inizia a capire un po' la parola biblica, il timor di Dio, che non è il terrore dello schiavo nei confronti del sultano che ti può far tagliare la testa, ma è il timore davanti a qualcosa di infinitamente prezioso di perdere niente meno che l'unica cosa che veramente conta nella vita. E l'amore umano ce lo fa succedere questo. I rapporti fondamentali della vita sono questo. Ma, come vi stavo dicendo prima, continuando a leggervi il brano della riguardo a questa donna, perché questa donna per Chesterton diventa fondamentale? Secondo quel medesimo principio perverso di coerenza, di questa donna assolutamente coerente e piena di buonsenso, che sarà il grande pilastro di buonsenso della vita di Chesterton. Chesterton aveva una mente immensa, era in grado di scrivere 3 libri contemporaneamente, di tenere conferenze, di girare, ma contemporaneamente, come molti letterati, era di una sbadataggine per i fatti pratici della vita spaventosa. A volte si trovava a Londra, arrivava alla stazione centrale e mandava un telegramma alla moglie: scusami, sono a Londra, dov'è che dovevo andare? E lei gli rimandava subito il telegramma: a casa, e tornava. Gli amici raccontavano che quando lei disfava le valigie gli faceva: Gilbert, ma hai dimenticato l'abito da sera? Magari era andato a Bath a tenere una conferenza e aveva lasciato lo smoking, e lui: è vero cara, ma come vedi ho riportato la cravatta almeno. E questo era il modo con il quale lei rispondeva, per cui non deve essere stato facile vivere con un uomo così. Secondo quel medesimo principio perverso, praticava di fatto una religione, cosa assolutamente inesplicabile sia per me che per tutta l'eccitata cultura in mezzo alla quale lei viveva. Moltissime persone parlavano di religioni, specialmente di religioni orientali, li analizzavano e ne discutevano, ma che si potesse considerare la religione una cosa pratica, simile alla coltivazione di un giardino, era per me del tutto nuova e per i suoi vicini nuova e incomprensibile. La cosa che colpisce Chesterton di questa donna è che questa donna vive quello che dice. Chesterton aveva una vaga, per quanto radicale, percezione religiosa, quella che gli aveva fatto dire: no, nel mondo c'è un senso, nel mondo c'è uno scopo e ci deve essere un ultimo interlocutore del cuore dell'uomo. Ma che questo getti un'ipotesi di cammino diverso sulla vita, lo ha visto accadere in sua moglie. Lo vedrà accadere nel grande amico di tutta la vita, Hilary Belloc, uno scrittore cattolico, il vecchio tuono, come lo chiamava Chesterton, no? Il grande amico di tante battaglie, uno che viveva una vita diversa, una vita determinata da quello che aveva riconosciuto come vero. E Chesterton questa coerenza ce l'aveva e inizia a fare come faceva sua moglie, inizia a guardare dove guardava sua moglie. Ma un altro incontro fondamentale sarà con un prete, e entra in scena padre Brown, così dire. Chesterton deve andare a fare delle conferenze, viene presentato un sacerdote che si chiama padre O'Connor, che è ospite dei suoi stessi amici che stanno ospitando anche Chesterton, e Chesterton ci fa una passeggiata. Dialogano e Chesterton, da giornalista, gli racconta dei fatti di cronaca nera terribili di cui si stava occupando.
e rimane sconvolto dalla pertinenza, dalla profondità, dalla capacità di penetrazione e di giudizio di quel sacerdote, e aggiunge nella sua autobiografia: che la Chiesa Cattolica ne sapesse più di me sul bene, ero assolutamente disposto a concederlo, ma che ne sapesse di più di me sul male era una cosa sconvolgente. Ma qui ancora lui rimane, per così dire, colpito dalla capacità di abbraccio, di sguardo, di profondità laddove non se lo aspettava. Ma questo getta un'altra ipotesi e un altro passo, e questo è uno dei passi fondamentali della vita di Chesterton, il dire: c'è stata una sola religione che ha avuto il coraggio di scendere con me fino nelle profondità di me stesso. E quando più avanti dirà: perché mi sono convertito alla Chiesa Cattolica? In fondo per un solo motivo: per liberarmi dei miei peccati. Cioè, non soltanto che la Chiesa Cattolica potesse guardare e giudicare le cose con una profondità di percezione e di giudizio che non è propria di nessun altro sulla Terra. Cioè, la Chiesa Cattolica è l'unico sguardo veramente umano. Per questo Padre Brown, il personaggio in cui Chesterton, per così dire, trasfonderà Padre O'Connor, è l'unico in grado veramente di scoprire i colpevoli ed è anche l'unico che in realtà non è interessato alla loro cattura, perché è interessato a una cosa molto più grande, cioè alla loro conversione, al cambiamento della loro posizione umana. Ma questo è quello che Chesterton si sente rivolto dallo sguardo della Chiesa, da Cristo nella Chiesa, nel cristianesimo, cioè che quello sguardo iniziale con il quale lui era entrato nel mondo, pieno di stupore, di freschezza, quella, e questa è una sua espressione, sommersa alba di meraviglia, quel segreto stupore con il quale l'uomo apre gli occhi e dice: bello, il taumazein, che secondo Platone e Aristotele è all'origine di tutta la filosofia, e lo è anche secondo il Salmo, quando guardo le stelle opere delle tue vite mi domando, che cos'è l'uomo, che cosa sono io? Tutto questo che finirebbe, e ognuno di noi lo sa, attossicato, rovinato, no? Dai nostri sbagli, perché noi non riusciamo a stare all'altezza del desiderio che ci troviamo addosso, lo roviniamo, lo sporchiamo, lo insozziamo con le nostre incoerenze, ma ancora di più con la nostra volontà spesso malvagia. Tutto questo Chesterton ha incontrato un luogo in grado di abbracciarlo e salvarlo. Si chiama la Chiesa Cattolica. Dice: io per tutta la vita ho incontrato uno sguardo che mi ha restituito il mio. È lo sguardo di Gesù. Per questo per me valeva la pena restare lì. Diceva: io sono invecchiato per continuamente attingendo a una fonte che mi ha permesso di restare quello che ero all'inizio, che mi ha riconsegnato a me stesso. Questa scoperta, questo abbraccio è, per così dire, stata la forza segreta di tutta la sua opera, è stata quella che gli ha permesso di non sentire mai arbitrarie e casuali le cose che amava di più e di dedicargli tutta l'energia della sua immensa capacità di giudizio, del suo amore appassionato per la realtà, della sua non so come dire, liberalità nelle amicizie. Questo gli ha permesso di sentire vicini tutti coloro che condividevano non le sue risposte, ma le sue domande. Per questo Chesterton ha avuto amici non soltanto Hilary Belloc e sua moglie e Padre Connor, ma anche George Bernard Shaw, un ateo dal quale lo separavano tutti i tratti possibili. Chesterton era un enorme inglese convertito al cattolicesimo che beveva come una spugna e che mangiava carne con un gusto immenso. Bernard Shaw era un irlandese puritano diventato ateo e astemio, per cui non so come dire, non avevano apparentemente niente in comune, ma che cosa avevano in comune? L'urgenza delle uniche cose che veramente contano. Per questo Chesterton scriverà un romanzo che è una bellissima trasposizione, non so come dire, se L'uomo che fu giovedì è forse il suo romanzo più bello sul mistero della vita, La sfera e la croce è forse il suo più bel romanzo su che cos'è l'amicizia, no? Perché è la storia di un cattolico, MacJohn, scozzese, che arriva a Londra, un cattolico cavalleresco,
che scopre, vede una sorta di piccolo negozio intitolato L'Ateo. L'Ateo? Va lì e vede che è un piccolo giornale il cui padrone, un piccolo editore disperato, un puritano radicale ateo, pubblica ogni giorno degli articoli blasfemi contro la religione che però non legge nessuno. La gente non va più in chiesa, ma ride anche degli atei, perché è molto peggio una società areligiosa che una società antireligiosa, che comunque è una presa di posizione. Lui legge questi articoli, uno dei quali è offensivo nei confronti della Vergine Maria, prende il bastone, spacca il vetro, entra dentro il negozio e sfida a duello il proprietario sull'esistenza o no di Dio. Il proprietario esulta. Finalmente qualcuno è stato provocato dalle sue domande. Nessuno l'aveva mai preso sul serio. L'unico che lo prende sul serio è un cattolico che lo sfida a morte. Ma questi due che si vorrebbero uccidere infilzandosi con le spade in un duello cavalleresco sull'esistenza o meno di Dio sono obbligati a diventare amici per la pelle, perché tutto il mondo organizzato si coalizza perché questi due non combattano, perché questi due, quale che venga fuori come risposta, stanno mettendo a tema la domanda che la pubblicità, i media, i giornali, i politici vogliono che tutti dimentichino: Dio esiste oppure no? E quindi questi due vengono dichiarati insani di mente, i giornali scrivono contro di loro, la polizia si mette sulle loro tracce, gli psichiatri, i pacifisti, tutti quanti, e loro due devono scappare proteggendo l'uno la vita dell'altro per trovare un posto dove ammazzarsi. Ma secondo Chesterton quelli erano gli ultimi due uomini liberi di tutto il mondo. Perché te sei amico di una persona non quando condividi le risposte, ma quando condividi l'urgenza delle stesse domande. E questo getta una capacità di cammino, di sfida e di provocazione unica nel mondo. Ma è interessante che te puoi guardare così alla domanda di un altro solo se la tua domanda è costantemente guardata così. Se voi leggete il libro, capite benissimo che Chesterton è tutti e due. È contemporaneamente McJan ed è Turnbull. Ma questo ha potuto esserlo solo perché qualcun altro continuamente guardava lui così, gettando sulla sua vita una magnanimità, una libertà, una capacità di valorizzazione che lo rendeva capace di guardare, abbracciare e valorizzare chiunque. Chesterton dirà una cosa da cattolico che pochi cattolici, anche apologeti del Novecento, hanno avuto il coraggio di dire. Scrivendo quel meraviglioso libro su San Tommaso d'Aquino, che è la sua biografia, Chesterton non ha fatto l'università, non era un accademico, per quanto fosse un uomo immensamente colto, ma scrive, gli viene chiesto di fare un libro su San Tommaso d'Aquino, lui lo detta per così, no, di getto alla sua segretaria, e Etienne Gilson, il più grande tomista del Novecento, dirà: io ho scritto più di 20 libri su Tommaso d'Aquino e non sono mai riuscito a ottenere quello che Chesterton ha ottenuto con quel suo solo libricino. Perché io guardavo a Tommaso, lui guardava con Tommaso. Questa è la caratteristica del genio. E sapete che cosa dice Chesterton in quel libro? Che o con un uomo siamo disposti a discutere condividendo le sue premesse, o non ha senso discuterci affatto. Questo lui dirà. Lui dirà: è inutile discutere con un ateo dicendogli sei un ateo, perché questo vuol dire gettare una distanza, o sei un blasfemo. O partiamo dalla fiducia che le stesse premesse conoscitive sue sono le nostre, o abbiamo rinunciato a ogni possibilità di dialogo. Tanti apologeti cattolici dovrebbero riconoscerlo questo, dovrebbero riprenderlo, mentre invece sono paralizzati in una ghettizzazione loro e dei loro avversari. Per questo vedete che quei dibattiti le persone non cambiano alla fine. Perché? Perché non c'è la fiducia in un terreno comune che si chiama ragione, che si chiama realtà. Ma vorrei tentare di dare
non so come dire, ragione di quello che vi ho detto leggendovi un po' più di lui. Basta sentire parlare me che parlo di Chesterton. E vorrei farlo con un testo poco noto, ma che secondo me è una delle sue cose più belle. Io ho un grosso problema con Chesterton. Quando la gente mi chiede qual è la sua opera più bella, io dico, non lo so, sono tutte belle, leggetele tutte. Per cui, però, fra le tutte belle, ce ne sono alcune che sono tutte più belle. Una di queste, secondo me, è meraviglioso poema che Chesterton ha scritto, che è La ballata del cavallo bianco, che è un poema che lui ha scritto negli anni 10, che è stato forse la sua opera più amata quando era vivo, e è stata molto importante per l'Inghilterra e non soltanto per l'Inghilterra. È un poema epico, e quindi entriamo per così dire nello specifico anche della cornice di questi nostri incontri, cioè dei racconti anche fantastici, fiabeschi, nel quale Chesterton racconta però una vicenda storica in maniera narrativo-fiabesca, un poema fiabesco, che è la battaglia di Ethandune del 930 d.C., battaglia combattuta da Re Alfredo, beato Re Alfredo, uno dei più grandi personaggi della storia inglese, no? Uno dei padri, dei re fondatori dell'Inghilterra, traduttore di Boezio, traduttore di Sant'Agostino, va bene, e guerriero, che si è trovato a combattere contro le invasioni dei vichinghi che stavano devastando l'Inghilterra cristiana del X secolo, dell'VIII-IX secolo. Chesterton scrive sulla battaglia di Ethandune, questa battaglia in cui un piccolo manipolo di cristiani combatté contro un terribile esercito di vichinghi guidato dal re vichingo Guthrum. È una cosa vera, è successa veramente. Se qualcuno di voi conosce un po' la storia anglosassone e legge la cronaca anglosassone anonima, i diari dei vescovi e delle abbazie, si rende conto di che cosa sono stati quegli anni. Sono stati anni in cui i paesi hanno veramente creduto di essere sulla soglia della fine del mondo, perché arrivavano queste navi ogni anno con questa scadenza sinistramente annuale, stupravano tutte le donne, incendiavano le abbazie. Vi siete domandati perché non ci sono tanti libri? Perché questi arrivavano, sgozzavano, bruciavano, violentavano. Va bene, anno dopo anno distruggevano i raccolti, portavano via tutto, non permettevano alle cose di crescere. Per Chesterton quel momento diventa emblematico della battaglia costante di chi ama la realtà contro chi la realtà la vuole distruggere e dominare, va bene? E Alfredo per lui diventa emblema dell'uomo cristiano di tutti i tempi. E come inizia il poema? Con Alfredo sconfitto. Alfredo ha combattuto tutta la vita, ha lottato tutta la vita ma ormai non ce la fa più, ha combattuto continuamente, ha cercato di respingere i nemici ma i nemici tornano. E guardate che questo è vero per ognuno di noi, nella vita i problemi ritornano, ognuno di noi colori i vichinghi dei tratti dei propri nemici, no? Chesterton lo racconta con queste immagini bellissime. Navi sinistre si profilarono nell'ombra, piene di un oro strano e di fuoco, e uomini irsuti, enormi come il peccato, corna sulle teste, passarono a guado attraverso le vaste e basse paludi. Questa invasione. E lui non sa che cosa fare. Alfredo è da solo su un'isoletta e piange, e improvvisamente non è più solo. Si schiusero piano i fiori, come il libro che si legge al bambino, come un volto amico riflesso nel vetro. Lui guardò, ed ecco, Nostra Signora stava alta e passava sicura sull'erba come un cavaliere sul suo destriero. Arriva Maria, e Alfredo gli fa una domanda, e gli dice, «Madre di Dio», disse il Ramingo, «sono solo un semplice re, e non oso porre una domanda da santo, non chiederò di vedere una cosa segreta». Ma chiedo, in nome di questa piccola terra, di questo piccolo paese che conosco, chiedo se ciò che è ora sarà per sempre. Questa è la domanda che ognuno di noi fa quando ci sono i problemi. I problemi dureranno sempre? Saranno l'ultima parola nella vita? O se i nostri cuori si spezzeranno lieti
vedendo alla fine il nemico fuggire? Quando l'ultimo arco sarà a pezzi, regina, e l'ultima lancia sarà stata scagliata nel tramonto di un triste cielo verdastro, brandendo in alto i resti di una croce, la tiepida erba dell'ovest come letto, ritorneremo a casa alla fine? Ce la faremo alla fine? E giunse una voce umana, ma più alta, come una casetta abbarbicata tra le nuvole. Secondo me questa è una delle più belle versi su Dio mai stati scritti. Che Dio è una voce umana, ma è più alta, come in cielo, però una casina. Vuol dire che nel cuore dell'infinito c'è una casetta, c'è un posto pieno di familiarità, di amore, di affetto. E Maria dice, parla, Chesterton fa parlare la Madonna. Le porte del cielo sono solo socchiuse. Noi non sorvegliamo il nostro premio. Il più rozzo villano può facilmente entrare silenzioso e veloce e arrivare diritto fino a me. Chiunque può parlare con Dio, chiunque può parlare con Maria, anche il più sudicio dei peccatori. E poi aggiunge, le porte del cielo sono solo socchiuse. L'uomo può indagare l'origine del mondo, ma se egli fallirà o vincerà, a nessun uomo saggio può essere detto. Non gli dice come andrà, non gli dice l'esito. Gli uomini dell'est, delle altre culture, scrutano le stelle per segnare gli eventi e i trionfi, ma gli uomini segnati dalla croce di Cristo vanno lieti nel buio. Gli uomini dell'est studiano le pergamene, ma gli uomini che hanno bevuto il sangue di Cristo vanno cantando di fronte alle ingiurie. Tu e tutta la stirpe di Cristo siete ignoranti e coraggiosi, e avete guerre che a stento vincete e anime che a stento salvate. Non dico nulla per il tuo conforto e neppure per il tuo desiderio. Dico solo, il cielo si fa già più scuro e il mare si fa sempre più grosso. Arriva l'inverno. Ti dico solo che stanno arrivando. Che cosa vuoi fare? La notte sarà tre volte più buia su di te e il cielo diventerà un manto d'acciaio. Sai provare gioia senza un motivo? Questa è la domanda che fa Maria. Ti fidi oltre ogni calcolo? E scompare. E Alfredo si riarma. E riarma i cristiani con questa domanda di Maria. E tu riunisce intorno a sé i tre principi, un irlandese, un inglese e un italiano, che si chiama Marco, che è l'ultimo erede dei Romani che avevano colonizzato e conquistato la Bretagna, con i quali si oppone all'esercito di Hitler. Vi leggo gli ultimi due pezzi che sono troppo belli, che desideravo leggervi. A un certo punto questo piccolo manipolo di cristiani fronteggia laceri e con poche armi questa terribile armata di uomini con queste barbe chiazzate di sangue, le corna, no, alte, queste immagini di brutalità, di potenza e di violenza. Uno dei vichinghi li vede che sono quattro poveri disperati e dice non sono degni neanche di essere fatti a pezzi con le nostre asce. Prende un arco e tende una freccia. L'irlandese Colan ha una spada, non ha neanche una freccia. Quindi capite che la gittata delle due armi è assolutamente sproporzionata, no? Ha una spada contro una freccia. Eppure, nonostante la distanza del campo sia a tiro di freccia, prende la spada e la scaglia. E miracolosamente la spada percorre tutto il campo e tum, si conficca nella testa del vichingo che non ha ancora fatto in tempo a prendere la freccia dalla faretra. E guardate. Colan rimase completamente disarmato. Il pagano, in piena agonia, abbozzò un sorriso, portò la mano alla testa, incespicò e poi cadde a terra morto. E tutti, di fronte al miracolo di quella spada, tesi come dure pietre pronte a colpire, esplosero in grida. E disse Alfredo, chi vuole vedere dei segni deve dare tutto. Davvero l'uomo non gusterà la vittoria finché non lancerà via la sua spada. E poi il re
offre a Colan la sua spada, gli fa: ora prendi la mia spada, tu che hai fatto divampare il fuoco, perché questo è il modo dei cristiani, la tempra del guerriero come quella del prete, lanciare i propri cuori oltre le certezze per guadagnare ciò che il cuore desidera. E a quel punto, nella fiducia che un gesto umano, oltre ogni calcolo, ma dettato da amore, da offerta, è sostenuto da un vento che porta le spade a percorrere le traiettorie delle frecce, per cui vedete la differenza fra chi confida nella propria forza e in chi si affida e vede che le proprie mani diventano il luogo dove qualcun altro combatte, avviene la battaglia. Ma c'è un altro grado ancora, avete già visto la contrapposizione tra la fiducia del mondo nella sua forza e lo slancio di chi si lancia oltre ogni calcolo e ogni prospettiva. Ma purtroppo le forze del male hanno sempre qualcosa dalla loro. I pagani hanno dalla loro la magia nera. Uno dei vichinghi si è fatto incantare la propria lancia da delle streghe. Con questa lancia stregata devasta il campo, ruggendo, no? E purtroppo tutti scappano. Perché? Perché i cristiani dell'accampamento sono tutti cristiani da poco convertiti, no? Vengono da tanti secoli di paganesimo, quindi è come se ancora fossero tentati di far confondere, no, il miracolo con la magia, col potere, perché la magia è un potere, è una formula, è come una forma di scientismo all'ennesima potenza. Tutti scappano tranne uno, tranne l'italiano, tranne, visto che permettiamoci un po' di orgoglio nazionale, visti i 150 anni, e Marco, il principe italiano, che aveva detto prima, quando tutti avevano detto dove seppellirsi, Chesterton amava l'Italia e amava Roma, amava l'ideale romano, quando tutti dicono, danno le disposizioni per dove essere seppelliti, Marco, l'italiano con il naso aquilino, il volto brunito, l'unico che beve vino mentre tutti gli altri bevono birra, fa: seppellitemi dove morirò, perché tutto il mondo è terra di Roma e dunque io morirò a Roma. No? Ebbene, Marco, l'unico che si oppone alla magia e dice: state fissi come un'aquila, gridò Marco, state saldi come le mura di Roma. Avanti, nelle vostre case le luci si stanno spengendo, cadono i frutti dai vostri rami, proprio adesso il tuo vecchio tetto brucia, ora è il giorno del giudizio, ora è il corpo a corpo con la morte, tutto sembra devastato, tutto ciò che c'è di buono sembra essere divorato. Nonostante il grido del capitano, il fronte si ritrasse, perché quegli uomini erano nati presso mura di alberi oscillanti e nuvole che passano e mescolavano Dio con la magia, hanno paura. Invece Marco proveniva dalle città splendenti dove sempre nuovi dettagli si mostrano. Scusate, ma io tutte le volte che lo leggo mi commuovo. Questo è il tributo che un inglese fa all'Italia. Marco, cos'è l'Italia? Voi siete qua, ma non è vero? Le città splendenti dove sempre nuovi dettagli si mostrano. Dove l'uomo può raccontare e discutere, e la sua fede crebbe su un terreno difficile, fatto di dubbio, di ragione e di menzogne scoperte, dove nessun'altra fede può crescere. Un credo che nasce tra mille credi, si dispiega da un momento all'altro, ma un credo che sorge in mezzo allo scetticismo si fortifica come il ferro e si distingue. E lui non ha paura, va e spezza la lancia dello stregone. E uccide lo stregone. Un grande boato dei cristiani si alzò verso il cielo esclamando: Dio ha spezzato la lancia del male prima ancora che il sangue del buono si seccasse. Lancia in resta, gridò Marco con vigore, a morte gli dèi della morte, sopra i troni dell'oscurità e del sangue, soprattutto il male che c'è nel mondo, i tiranni, le violenze, le riduzioni, corre Dio che è il bracciante buono, e l'oro e il ferro, la terra e il legno, egli li ama e li lavora. C'è qualcuno che ama la realtà, che è Dio. I frutti spuntano nelle vostre fattorie, non è vero che cadono.
e le luci si accendono in ogni casa. Il Dio di tutte le cose buone che sono sulla terra, delle ruote, delle trame di ogni fattura, il Dio che ha costruito il tetto, il Dio che ha fatto la strada, il Dio che falcia i re come querce, che scrive canti sopra le pelli, il Dio dell'oro e del vetro rovente, con fregit potentias, arcum scutum, gladium et bellum. Che cosa sta facendo? Ha iniziato a usare le parole del Salmo, in cui Dio entra in battaglia e spezza, no? Acciaio e scintille si infransero su di lui, cavalli da battaglia e pugni, tutti i re del mare vacillarono quando si sollevò il legno delle armi allo squillo della parola del romano, al rombo del Salmo. Che cosa ha fatto Marco, senza accorgersene, gridando le cose che gli sono più care? Ha iniziato a usare le parole del Salmo, le parole del Salmo, le parole di una storia che era arrivata fino a lui. Questo è Chesterton. Chesterton è un uomo che nel cuore del Novecento ha gridato che vale la pena lottare per ciò che amiamo, e nel momento in cui ha iniziato a urlarlo, a gridarlo con tutta l'appassionata dedizione del suo cuore e della sua mente, si è trovato addosso le parole di una storia molto più antica. La storia con la quale da 2000 anni ci viene ricordato che non siamo da soli a combattere contro gli dèi della morte, ma che Dio, il Dio di tutte le cose buone che sono sulla terra, ha combattuto e che combatte con noi. Chesterton ha offerto la sua voce a questo, perché nel cuore del Novecento lo squillo della parola del romano e il rombo del Salmo si facesse strada nell'assedio delle battaglie della nostra vita. E quindi leggerlo vuol dire poter condividere la vita con qualcuno che ci rende un po' meno soli. Se non è un amico un uomo così, io non so che cosa sia l'amicizia. Grazie della vostra attenzione. Accostarsi a Chesterton e proprio leggere i suoi libri, perché magari certi suoi libri a prima vista possono sembrare come paradossali e così, però mi sembra che a questa domanda finora abbia ampiamente risposto anche soprattutto da tutti i punti di vista. Non so se vuole ancora aggiungere qualcosa da questo punto di vista, ma mi sembra proprio che ci abbia risposto in maniera adeguata. E ancora ulteriore che volevo chiedere, perché a me personalmente, per quello che mi colpisce tantissimo di Chesterton, che emerge la parola che emerge da tantissimo dai suoi, oltre alle parole fidi ragione, come tantissime, la parola che emerge tantissimo da tantissimi suoi scritti e romanzi è la parola gratitudine. È la parola e Chesterton è maestro anche per come sa trasmettere, sa contagiare con la gratitudine. Volevo appunto, se volevi soffermarti su questo, se avevi altre cose da dire su questo aspetto. Si sente? Scusate? Sì. È una grossa, è uno dei temi fondamentali, forse sì, Chesterton è stato veramente il, non lo aspetto, vero? Un rapporto con la tecnologia che è come quello dei pagani con la magia, cioè una venerazione molto sospettosa. Chesterton è stato il grande cantore della gratitudine, uno dei grandi cantori della gratitudine. Ha detto per tutta la vita: scopo della vita è l'apprezzamento. Chi è una persona che vive è uno che è in grado di dire di qualcosa.
quando qualcuno sa gustare qualcosa, quello è un uomo vivo. E questo è il titolo di uno dei suoi romanzi più belli, Uomo Vivo, Man Alive, che è la storia di un personaggio stranissimo che si chiama Innocenzo Smith, che arriva in una pensioncina dei sobborghi di Londra dove vivono dei dandy annoiati che sono lì che vivono queste vite banalissime, no? Tutti tormentati da queste loro finezze intellettuali che però sono assolutamente sterili e cerebrali, e arriva quest'uomo in un posto orrendo, una pensioncina di quarto grado, e porta la novità. Perché fa le cose che fanno tutti in maniera diversa. Gli dice, è vero che qui è brutto, ma avete mai provato a fare la colazione sul tetto di casa? La colazione sul tetto. E li porta a fare la colazione sul tetto, e quel tetto banale diventa l'avventura, come se fossero dei pirati. Inizia a vivere, a guardare le cose di tutti in un modo altro. A un certo punto però viene arrestato quest'uomo. Perché vengono fuori delle accuse terribili. Arriva la polizia dicendo, ma voi non avete idea, ma voi state ospitando uno dei più pericolosi pazzi criminali che l'Inghilterra abbia mai suscitato. Questo tizio, sapete che cosa fa? Tutte le notti si infila nelle case e ruba delle cose. Non solo, ma ogni notte seduce e va nelle case di una tizia diversa e ci fa l'amore. È un poligamo mostruoso. Se non che poi viene fuori che in realtà lui tutte le notti è vero che va a rubare qualcosa, ma è sempre a casa sua per provare l'ebbrezza di riscoprire le sue cose. Non solo, ma ovviamente avete capito che in realtà lui tutte le notti riseduce sempre solo sua moglie per provare l'ebbrezza di nuovo di rifarci l'amore come se fosse la prima volta con la moglie, che poveretta ha una pazienza stoica nei confronti di questo uomo. Ma capite che cosa vuol dire, che cosa sta dicendo qui Chesterton? Che il problema è lo sguardo con il quale guardiamo alle cose. È lì che si vede la nostra posizione, no? Possiamo avere un ambiente minuscolo e essere re di uno spazio infinito. Possiamo avere tutto il mondo ai nostri piedi e essere con la pistola alla tempia pronti a suicidarci perché il mondo è noioso. Ma questo dipende dallo sguardo, cioè dalla posizione con la quale ci accostiamo alla realtà. Per cui sì, grandissimo poeta della gratitudine. Non so se c'era qualcuno che... C'è ancora il tempo per qualche altra domanda. Non so se c'è qualcuno che voleva proporre se magari anche quello che ha detto Edoardo Rialti ha suscitato qualche curiosità di saperne di più, oppure se qualche proprio domanda che ha sollevato. Non so se c'è qualcuno che... benissimo. Rispondo a tutto tranne che a mio punto di battito. Sì, allora, vedendo, conosco pochissimo la letteratura inglese, forse l'unico che leggermente conosco è Shakespeare. Mi è stato sempre detto, guarda, Shakespeare è il più grande. Mi è stato sempre detto che Shakespeare è il più grande, quello che conosce il cuore dell'uomo più di tutti, i propri timori, però guarda, leggendo come ci ha presentato Chesterton, ho detto, ma c'è qualcosa di straordinario, che Shakespeare personalmente non mi è mai capitato di trovare. No? Allora vorrei chiedere questo, tu conosci benissimo, credo, anche Shakespeare, che cosa in Chesterton hai trovato di così personale e di così unico che ad esempio in Shakespeare o in altri non hai trovato, qualcosa proprio di unico? Non direi che non ho trovato lì quello che ho notato in Shakespeare. Shakespeare è un altro dei miei amici più cari. Io quando finisco Shakespeare riparto, tanto so che non ci ho capito nulla, per cui è come i monaci che ricominciano tutte le volte con la Bibbia, no? Non so come dire, io non ho memoria di me senza leggerlo, perché stancarsi di Shakespeare è come stancarsi del mondo intero, no? C'è tutto. Quando vorresti strozzare qualcuno c'è qualcuno che l'ha fatto, quando qualcuno ti vuole strozzare qualcuno l'ha fatto, cioè, per cui ti puoi essere Otello, Desdemona, Iago, Macbeth, insomma, perfetto, fantastico. C'è tutto l'umano. Direi questo da una parte, che e Chesterton ha scritto delle cose molto belle sulla lettura in generale, cioè chi è che legge? La lettura non è fenomeno proprio degli eruditi, nel senso peggiore del termine, nel senso autentico del termine erudito, sì, ovvio, ma Chesterton diceva la lettura, le grandi opere di qualsiasi tempo, nell'assoluta specificità temperamentale e
del carattere dell'artista, del singolo, che ognuno dei quali non è sostituibile. Omero non può sostituire Shakespeare, sono due cose diverse. Dante, no, non può sostituire Tasso, raccontano anche storie diverse. Ma ogni volta, nella specificità assoluta di quel contributo umano, perché non siamo intercambiabili, grazie a Dio, i grandi artisti servono per mostrare a ognuno di noi quanto grande egli sia, no? Per questo, che cos'è, l'ho sentito prima, mi permetto di dirlo, dai frammenti così ben resi e montati degli incontri dell'anno scorso, quello che diceva il professor Nembrini, cioè che l'arte ti parla nella misura in cui hai una domanda umana. Prima Chesterton diceva: tutti hanno letto l'Iliade, ma solo chi abbia lottato nella vita per tenere su qualcosa, che sia un centro culturale, un giornale, far andare avanti la propria casa, la propria ditta, il proprio posto di lavoro, capisce veramente quando la tragicità di quando Ettore dice: io lo so che in cuor mio un giorno Troia cadrà. Cioè, io so che un giorno anche tutto quello che ho fatto di buono potrà scontrarsi con il limite, la sconfitta. Questo dice: non lo capisce solo il raffinato grecista, lo capisce chiunque abbia lottato per qualcosa, ma bisogna aver lottato per qualcosa per capire quel verso. Quindi dico questo, che cosa trovo in Chesterton di assolutamente suo? Il modo con cui lui, in maniera unica e irripetibile rispetto ad altri immensi e altrettanto grandi, fa guardare alla gloriosa dignità dell'umana esperienza, no? E lui lo fa dal suo personale punto di vista, che è quello di un autore pieno da una parte di meravigliosa ironia, e l'umorismo, guardate, è una delle cose fondamentali per me è fondamentale per la mia vita, uno, perché è l'unica cosa che mi garantisce che ancora non sono completamente pazzo. Perché, come diceva Chesterton, il pazzo non è chi ha perso la ragione, ma è quello a cui è rimasta solo la ragione. Perché i pazzi sono assolutamente coerenti nel loro sistema. Se uno è convinto di essere Napoleone e te gli dici: ma guarda che non sei Napoleone, appunto non lo dici perché sei invidioso, o dici: ma c'è un complotto, ma non c'è nessun complotto, sembra che non ci sia, no? Dice: cosa gli manca ai pazzi? La fantasia. La fantasia vuol dire la capacità di guardarsi da fuori. Per questo chi si sa prendere in giro è ancora libero, chi sa ridere dei propri problemi, anche gravi, è ancora libero, vuol dire che non è schiacciato dalle circostanze. Questa è una delle sue caratteristiche, l'umorismo, che però è parte integrante dell'umiltà, non è un caso che le due parole abbiano la stessa radice in latino, e poi il fatto, per dentro questo, di uno immenso, meraviglioso amore per le cose, per la realtà, per la gloriosa, il fatto che il mondo è pieno di dettagli che vale la pena di guardare, che le nostre vite non sono arbitrarie né casuali. Chesterton diceva che perché si era convertito al cattolicesimo per amore dell'allegria, della salute e della fantasia, e perché il cattolico è l'unico in questo mondo che è in grado di guardare a tre cose come una pinta di birra, una pipa e una croce senza dover saltare una delle tre. Perché nella vita ci sono i piaceri e i dolori, e chi è in grado di abbracciarli tutti e tre vive una vita umanamente completa. Sì, cioè giusto il tempo, senza, purché non siano troppo lunghe, ma c'è ancora il tempo. Buonasera, una domanda. In questo ultimo mese c'è stato un dibattito sui giornali circa il saggio di Cassano sulla libertà dell'individuo, no? Relativamente anche alla leggenda dell'inquisitore di Dostoevsky. Volevo sapere questo autore come si poneva nei confronti della libertà del soggetto e relativamente anche all'uomo nella massa, insomma. Sì, cioè come si pone questo autore che lei ha presentato in rapporto alla libertà che appunto Cristo aveva portato
e invece come l'inquisitore si poneva rispetto a questo concetto. Il libro di Cassano è molto interessante, Ferrara ha fatto oggetto sul foglio di un dibattito molto ampio e molto interessante, per cui io dico questo su Chesterton, mi permetto, Chesterton ha sempre amato la divina dignità della libertà umana, consapevole che la libertà umana, per quanto di per sé gloriosa, non è in grado di restare libera da sola. Ci vuole un liberatore della libertà. Non è un caso, lui ha detto, secondo me, una delle cose più belle, lui non ha mai scritto un libro su Cristo, ha scritto tante cose su Cristo, ma le ha scritte indirettamente in altri libri. Ha scritto però un libro che si chiama L'Uomo Eterno, nel quale a un certo punto dedica 2-3 capitoli centrali, perché è una storia dell'umanità, a Gesù, a Cristo, a Gesù di Nazareth. E lui dice una cosa bellissima, che non ho mai sentito sulla vicenda del Venerdì Santo, cioè il fatto che Cristo è arrivato nel cuore delle tre realtà che per Chesterton, e non soltanto per lui, sono il contrassegno di quanto di meglio l'uomo sia stato in grado di fare, cioè è nato dopo che c'è stata la filosofia greca, va bene, cioè il massimo della, uno legge Platone, come diceva Whitehead, non so se ci sono dei filosofi fra di voi, ma la filosofia sono delle note in margine a Platone, e io sono molto d'accordo, nel senso che cosa c'è dopo l'immensità, Lewis diceva non si dovrebbe consentire a un uomo di morire senza aver letto il Simposio, perché è vero, è uno dei libri più belli di tutti i tempi, no? Con degli uomini che parlano su che cos'è l'amore, via via si ubriacano fino a ubriacarsi. Anche da un punto di vista di struttura ha in sé una grande verità. Ma dopo la filosofia greca, nasce con la filosofia greca e il mondo greco che dà le parole, no? Il greco. Sotto l'impero romano, che era di quanto più simile alla cavalleria ci sia stato nel mondo antico, il diritto, va bene? E nel popolo di Israele, il monoteismo puro, la legge, la possibilità di un cammino vero nel rapporto col mistero. Ebbene, Cristo non ha incontrato Socrate, non so come dire, Muzio Scevola e Mosè. Ha incontrato l'umanità al peggio del suo meglio. Perché? Perché è entrato in Israele e i sacerdoti della legge più pura non l'hanno riconosciuto. È stato consegnato alla legge più giusta dell'epoca e il procuratore romano se ne è lavato le mani. E i filosofi retori greci che hanno incontrato San Paolo hanno riso all'annuncio. Questa è la testimonianza di che cosa? Del fatto che per Chesterton l'uomo è capace di uno slancio e di una capacità di costruzione divina, nobile, pura, ma questa purezza, che è l'aspirazione più profonda del nostro cuore, non è in grado di reggersi da sola. Degenera, scade, decade, ci vuole che qualcuno muoia, che qualcuno si offra, che qualcuno ami così tanto la nostra libertà da salvarla, perché la nostra libertà possa continuare a essere tale. Questo è l'immensa dignità dell'uomo e il suo costante bisogno di salvezza. Per Chesterton. Se non ci sono altre domande, io chiuderei con ricordando da una parte che all'uscita c'è un banchetto in cui sono in vendita libri di Chesterton molto significativi, quindi potete darci un'occhiata se volete. E vi ricordo anche che il prossimo incontro della Fondazione San Benedetto con il professor Franco Nembrini, che parlerà di Pinocchio di Collodi, sarà non giovedì prossimo ma venerdì 13 maggio, causa la Mille Miglia e la praticamente irraggiungibilità di questo luogo giovedì prossimo. Ricordo, prima di chiudere, volevo ricordare proprio di Chesterton, c'era una sua bellissima espressione sui maestri,
su Maestri, che diceva, ricordando che lui ebbe da giovane la fortuna di avere maestri interessantissimi, e diceva che aveva un debito immenso in particolare verso uno di loro, perché diceva io solo sa come era passato oltre il mio disperato desiderio di sembrare stupido, e mi ha fatto ammettere che io dopo tutto ero dotato del dono della ragione al di sopra dei brutti. E a sua volta oggi Chesterton è un maestro così che da poter riaccostare e riprendere. E ringraziamo davvero Edoardo Rianti, che davvero, il professor Rianti, questa sera anche possiamo ammettere anche noi tranquillamente che c'è stato davvero compagno e maestro per questa serata. Volevo dire, ovviamente dopo chiudere, non l'ho detto prima, non volevo imbarazzare Edoardo, di quanti anni hai? Io ho 74 anni portati benissimo, ho 28. 28 anni. Dico questo perché l'estate scorsa ero al mare a Pesaro e stavo leggendo un suo articolo che mi ha commosso, e dicevo a mia moglie sotto l'ombrellone, ho detto: cosa puoi desiderare più dalla vita per un figlio? Cosa daresti in cambio? La carriera, i soldi, più di avere uno con una profondità, non così come lui, perché lui è un dono del Signore, perché è un genio, ma un genitore non può, ma per la profondità con cui vive la vita, che veramente, allora dico questo perché, allora dei vicini d'ombrellone hanno ascoltato e si sono incuriositi a leggermi il foglio, e allora sono andato fuori dalla spiaggia, sono andato a fare le fotocopie e tutta la spiaggia leggeva i fogli. E questo è un modo in cui si contribuisce, ma lo si fa per un motivo, perché questa sera è accaduto qualcosa che dice che la speranza non è un qualcosa che sempre da, voglio dire, da conquistare chissà quanto ci è lontana. Questa sera, in un paese come il nostro, dove c'è il problema dei giovani, c'è la disoccupazione, c'è il casino, c'è tutto quello che si dice di noi, tutto il male, i giornali, la corruzione, la politica non funziona, io dico, ringrazio Dio perché ho vissuto, perché durante il mio periodo è nato anche una persona come Edoardo Rialti, e questo non è un dato scontato, dunque dobbiamo, questa è la gratitudine di Chesterton. Grazie. Oh, tienici le mani, capito? La via scura le mani.